castello di Banchette. Il castello di Banchette è antecedente al XII secolo e si presume che prima fosse una stazione fortificata dai romani. Successivamente fu costruita una torre che adesso andremo a vedere. Successivamente fu costruita una torre che serviva come fortezza, che fu poi abbattuta da soldati spagnoli e francesi. A metà dell'Ottocento venne ricostruita dalla famiglia Pinchia questa nuova parte del castello e furono per lungo tempo i proprietari del maniero. Di Banchette alla sua leggenda. Si narra che un tempo, intorno alla metà del XV secolo, vivesse presso il castello una famiglia molto ricca, la quale aveva una giovane figlia molto bella, promessa sposa di un uomo molto ricco. Presso il castello, tempo dopo, arrivò un giovane cavaliere e quest'uomo incominciò ad essere geloso della sua fidanzata fino a commettere l'atroce delitto. Si avvicinò e gli conficcò un pugnale nel cuore. E così fu la fine del giovane. Biblioteca del castello. Si presume che tempo prima fosse la camera da letto dove fu ritrovato esamine il giovane cavaliere. Questa è la parte alta del castello, è la torre, che intorno alla metà dell'Ottocento venne ricostruita. Seguiteci.
andiamo a vedere le scuderie che erano quelle del castello un tempo. Sei tu?
Vuoi comunicarci qualcosa? Anche lasciando impressa la tua voce registrata. Se possiamo aiutarti in qualche modo. Vuoi comunicare con noi? Se vuoi comunicare con noi, dacci un segno, un rumore. Prova a far muovere qualcosa in questa stanza. È qui che abitavi? Questa era la tua residenza, o eri solo di passaggio? Sei morto qui? Chi era Alexina? Sei debole? Questo quadro è esistito. Sei pensato di andare dopo? Sì. Infine. Sì. 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 Sì.